tornate alle Hook Girl. Si sente questa musica. E quindi che cosa vuol dire? Che è tornato Tremmi e questa è la nostra sigla. Vai, vai, coordinate. Questo mai. Vai. Ma boom. Chi l'avrebbe mai detto? A volte ritornano con i loro tempi, ma tornano con calma, cioè tutto inizia a settembre di fretta, velocemente. Noi no. Con calma, ad ottobre. E noi via. Facciamo come le piscine comunali, apriamo ad ottobre. Infatti, le piscine comunali aprono ad ottobre. Non proprio ad ottobre, ma comunque fine settembre, perché tendenzialmente i bambini fanno... Scusate, prima puntata, vedevo il regista un attimo. Ci sono dei semafori, non ho capito. Hai presente come quelli sugli aerei che ti danno un attimo. Ma sai che adesso non le fanno più quelle cose lì, almeno sui grandi aerei, per molto molto lontano, parte il video. Quante cose ci devi raccontare? Nessuna, non ve ne racconterò neanche una. Sappiate che essendo ricominciato Tremmi, io sono già malata. Brava, bravissima. L'anno scorso eri malata una settimana sì e l'altra pure. Allora, quest'anno l'anno scorso ho fatto da metà ottobre a gennaio di quest'anno, febbraio di quest'anno, sempre malata. E sapete che cosa è successo in realtà che mi ha fatto guarire? Cosa è successo? Il Covid! E ancora qui nel 2023 a parlare di Covid. Ok, vabbè, chi se ne frega. quindi, comunque, noi siamo tornate. Sicuramente vi siamo mancate un sacco e ripartiamo con un po' di modifiche. Di modifiche? Qualcosina, sì. Come vedete, lo studio, come al solito, cambia di continuo. Le luci sono sempre diverse. Sì, stasera sono un po' rossa. Io sembro quasi un cadavere, però va bene così, forse perché sono un po' malata. Ecco, quindi rispecchia, i colori rispecchiano un attimo le nostre emozioni del momento, diciamo. Quindi tu sei rossa. 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 Emozionata. Okay. Quindi facciamo un piccolo recap. Allora, intanto, che cos'è questo programma? Lo puoi dire tu? Lo posso dire io? Mi dai, perché non lo sa. No. Trendmi, quindi lo dice la parola stessa, trend me, le tendenze di Milano, diciamo. Sì, sì. Tendenze che noi poi abbiamo un attimo ampliato. Sviscerato, mi piace. E quindi noi portiamo delle rubrichette, perché sono più carine chiamarle rubrichette, principalmente su Milano. Ok. Quindi lo scorso anno, le precedenti edizioni, diciamo, la prima rubrichetta era la posta del cuore. Abbiamo deciso di mandarla momentaneamente in pensione. Rotto il nostro cuoricino, spezzato in due. Non perché noi siamo diventate anaffettive e non ce ne frega più niente di voi, ma semplicemente perché volevamo girare un attimo la pagina. Se poi in realtà c'è qualcuno di voi che vuole questo servizietto, detto così anche un po', un po' brutto, possiamo lasciargli il nostro numero di telefono WhatsApp, così ci possono scrivere i loro problemi d'amore. Se vuoi lo puoi dire esatto, tu. Esatto, potete scriverci al 351-7220-763, esatto. Che comunque noi il consiglio d'amore ve lo diamo sempre. Sempre, anche non richiesto alle volte. Esatto, però noi ce lo ficchiamo dentro. Andiamo avanti, quindi c'era questo, poi c'era lo sblocca ricordi. Lo sblocca ricordi. Che c'è ancora. Rimane perché piace a tutti un sacco, grande, esatto, di esatto. Non so che tu voglia abbia di trovarne sempre di nuovi, ma andiamo avanti. Poi c'era la tua rubrichetta che era quella dedicata ai fuorisede. Esatto, perché ricordiamo io ancora che era lo sgamo di MM. Ho ancora l'accento torinese, dopo un anno comunque è sempre anche qua. Se residente nella città di Milano fa niente, ma fa niente, okay. Rimane. E quindi sempre per voi fuorisede vi darò qualche consiglietto, ma qualche aneddoto, più che altro qualche aneddoto, qualche curiosità. Poi ci saranno gli eventi della settimana a cui io non andrei, ovvio, perché non possono mancare. E poi invece sul finale vi lasciavamo con una domandella. Sì, siccome le domandelle non ci vengono più in mente quindi anche lì, se volete farci qualche domandella voi in più per... E si sa che non siamo delle persone molto tolleranti, quantomeno io.
Abbiamo pensato di fare una nuova rubrichetta che si chiama Le cose che mi danno fastidio. Inizierò chiaramente io, poi piano piano arriveranno anche le cose che danno fastidio a MM. E sono tante, ma vi assicuro che quelle di Ribi sono tantissime, quindi per tutto l'anno, per tutta la stagione. Potrei andare avanti da qua fino a che non morirò a dire le cose che non mi piacciono, ma fa niente, che mi danno fastidio. Beh, io direi allora che siamo arrivati al punto. Al punto. Cominciamo. Cominciamo. Con le nostre rubriche. Ci vorrebbe tipo un... Sai come quando inizia quello lì... quello cosa, come si chiama? Piattaforma di streaming che inizia con la N. Esatto, quel rumorino. Ma esatto, troveremo anche quello, miglioreremo durante questa stagione con il sound. Allora, la prima rubrichetta che andiamo a sviscerare è la parola milanese della settimana. Ah sì, perché non l'abbiamo detto. No, esatto. Al posto della posta del cuore c'è la parola milanese della settimana. Okay. Allora, ti faccio una breve introduzione che però sembra quasi un indovinello. Sta a te rispondere. Allora, la parola milanese di questa settimana è: se ne parla tanto, tutti li vogliono, ma quasi nessuno li ha. Di che cosa stiamo parlando? Troppe cose. Degli sghei. Gli sghei? Sono i piccioli. I soldi. Tu sai qualcosa sugli sghei? Intanto, hai mai sentito questa parola? Allora, l'ho sentita dire più di una volta. Inizialmente non riuscivo a collegare il suono ai soldi. Cioè, perché? Cioè, non c'ero arrivata. Ok. Però sì, so che qua a Milano li usano molto, ma anche per fare battute, non so, per fare i bauscia, sì, che però sarà un'altra parola delle prossime settimane. Ogni settimana ci sarà la parola nuova. Non vi preoccupate. Però sono tutte piccole parole che potreste sentire o utilizzare per fare i fighetti con gli amici. Ma infatti proprio la Treccani dice che appunto è voce del dialetto lombardo, noto anche in altri dialetti, è usata per lo più in tono scherzoso, con il significato di denaro, quattrini. Ok, quindi fatto gli sghei così. Esatto. Secondo me anche in Veneto usano sghei, però non vorrei dire, chiederemo amici veneti. Se ci sono amici veneti che ci state ascoltando, fateci sapere. Adesso io ti faccio una domanda. Aiuto. Ma in piemontese come si dice gli sghei? Tu devi capire che io non parlo il piemontese, non so il dialetto non piemontese. Non so niente. Amici di Pinerolo, chiedo l'aiuto da casa. Come si dice? I soldi. Soldi. I soldi. I soldi. Ci vorrebbe mammo. Non lo so. Vabbè. Quindi Scriveteci, fatecelo sapere. Assolutamente. Come prima parola, quindi partiamo bene. Partiamo subito con i soldi. Si dice che parti fortuna. Speriamo. Andiamo avanti. Prossima. Aspetta che parte la sigla. Rubrichetta. Allora, la prossima rubrichetta è un must. Sì, Ribi. Tu comunque ci hai fatto sognare con questi sblocca ricordi, lo dicono anche gli ascoltatori, i videospettatori. Tutti. Che tutti quanti. E sai cosa mi chiedono? Mi dicono: ma come fa a tirarli fuori? Quante ne tira fuori? Cioè, sembra che tu abbia vissuto 10 vite in 10. Invece no, pensa, è tutto frutto degli anni 90. Erano gli anni 90 a catena hanno portato un sacco di ricordi. Guardavamo tantissima televisione, ragazzi. Ecco. Allora, lo sblocca ricordo di questa settimana è sicuramente una cosa che non hai mai sentito. Vediamo, perché oddio, tu dici sempre eri grandicella, così, poi... aspetta un attimo. Scusate, ma mi stavo strozzando. Quando inizia con la trasmissione. Allora, lo sblocco ricordi di questa settimana è una trasmissione andata in onda su Italia 1, ovviamente. Sempre. Tra il 2001, cioè la prima edizione del 2001 e la seconda edizione del 2003. Okay. Non ce ne frega quasi niente di quella del 2003, nel senso che è passata proprio così per sordina. Ma quella del 2001 era un appuntamento fisso di noi ragazzine. La trasmissione è Popstar. Qualcuno se la ricorda? Non se la ricorda nessuno.
Ok, no, proprio non zero, mai sentita. Ok, va bene, allora intanto ti spiego che cos'è. Vai, spiegaci. Allora, era un talent show andato in onda in diverse parti del mondo e chiaramente anche Italia 1 ha dovuto prendere la sua parte. Ovvio. Cioè, tra l'altro, come ti dicevo, una stagione del 2001 e una stagione del 2003. 184 puntate. Comunque, quindi... Comunque sono tante, cioè, assolutamente. Diciamo... Ok, bravissimo, sì. Condotto da Daniele Bossari. Daniele Bossari per me è sempre stato il top dell'universo. Sì, sì, il top dell'universo. La prima edizione è quella che andò in onda tra l'8 gennaio del 2001 e il 30 marzo del 2001. Le selezioni vennero fatte da una giuria che era una giuria tecnica. E poi si cercavano queste ragazze. Era per trovare ragazze. Per trovare la risposta italiana ai Take That. Ok, quindi okay. Avevano bisogno di trovare. Quindi erano cantanti e volevano farci un gruppo di Farci un gruppo. Giusto? Ok, sì, assolutamente okay. Così. Le ragazze, appunto, si cercavano la girl band convissero per ben 33 giorni. Un sacco di tempo. Che venivano riprese 24 ore su 24. Quindi cioè, sono quei programmi che ormai praticamente sono tutti così, ma penso anche gli altri. Allora, quindi... in realtà ci ricorda qualcosa. Ricorda assolutamente il Grande Fratello, ci ricorda amici. Cioè, ma è stato una di quelle cose che ha dato che era via. Uno dei primi. Assolutamente sì. Sì, sì, esatto. Poi c'erano dei serali. Chiaramente queste ragazze facevano le prove durante la settimana, quindi c'era il daily che tu ti potevi andare a vedere. C'erano i serali dove si esibivano e poi venivano alla finale venivano scelte in 5. Okay. Ti dirò i nomi di queste persone. Vai, chi vince? Che però ti passeranno veramente assolutamente inosservate, che sono Marcella, Veronica, Dominique, Marta e Roberta, ma diventarono le Lollipop. Neanche Lollipop. Forse le avevo sentite, forse. Dai, la canzone principale era I'm going down, down, down. No, niente. Dovrei sentirla perché è ripetuto tutte le volte come l'anno scorso. Lei canta una canzone che nessuno la riconosce, ma proprio nessuno. Secondo me c'è gente che se la ricorda sta roba. Ma... E ce n'era una fantastica che ogni due per tre diceva: cioè, ma è stupendo, è stupendo. E continuava tutto il tempo. Cioè, è stupendo. Per me era diventato un tormentone. Quindi tu te lo guardavi tutti i giorni. Con le mie compagne di classe ne parlavamo quotidianamente. Però poi che fine hanno fatto queste Lollipop? Niente, si sono. Loro praticamente sono state insieme dal 2001 al 2002. Un anno. Si sciolsero ufficialmente nel 2005. Due album hanno fatto. Il primo che si chiamava Popstar e il secondo si chiamava Together. Poi si sono riunite in quattro nel 2013 e nel 2018 in tre. Olè, proprio olè. Hanno fatto diciamo dovevano una pagare, lunghissima... Come direbbe qualcuno, dovevano pagare il mutuo. E quindi lunghissima carriera proprio. La seconda edizione invece è andata in onda nel 2003, dal 15 settembre... Eccole che stanno arrivando. Cantavano in inglese comunque. Si chiamavano Lollipop. Madonna. Una roba, vabbè, inascoltabile. Comunque, la seconda edizione andò nel 2003, dal 15 settembre al 5 dicembre. Dopo una prima parte di audizione, ci doveva essere un super. Io ti immagino i Billy in camera con le tue amiche che ballate e ci provate. Una roba veramente brutta. Vi giuro avrei voluto vedervi. Poi ci doveva essere un super show addirittura condotto da Michelle Hunziker che non si fece mai. Chissà ma lo perché. Fecero poi nel pomeriggio con per, siccome quello non aveva portato grandi ascolti ma. Però tra queste ragazze che vennero selezionate ce ne fu una che poi adesso è diventata super super famosa, che poi farà un altro, come si dice, un altro talent, che se non mi sbaglio sono gli amici di Maria De Filippi, e fu Emma Marrone. Cioè, Emma Marrone... Io sconvolta, ero sconvolta. Cerco, non ci credo. Assolutamente sì, tutti vi ricordate Emma soltanto quella Marrone. Del 2001. Emma Marrone. Eh sì, quello dopo, nel 2003.
Vediamo. Lei fece parte di questo trio che si chiamava Lucky Star, che ebbe poco successo e si sciolse nel 2006. Ma pensa te, adesso cercheremo cioè, bene, ragazzi, Emma Marrone a Superstar 2003. Hai ragione, hai visto? Beh, lei ci ha provato. Comunque, più di una volta e ce l'ha fatta. Andate a vedere su YouTube i balletti delle Lollipop, perché veramente... Guarda, ve lo consiglio, adesso li vado a cercare. Non ho capito niente! Comunque... Scrivi! Scusate, c'è il regista, cerca di fare il pesce dall'altra parte dello del vetro, ma non capisco. Ragazzi, scrivi. Dovete capire che, numero uno, eravamo abituati un attimo in radio e quindi voi non ci vedevate. Eccoli! Gli eventi della settimana a cui io e Eribi non andrei! Ma comunque non era adesso, non era da questo. Fare! Fa niente, lo facciamo adesso, va bene così. Va bene. Allora, per chi non lo volevo sapesse... Volevo farti un attimo prendere respiro, perché tu cannone. Inizi a parlare, poi non ce la fai più, non riesci più a respirare. Sto facendo una mezza sauna, ma va bene così. Allora, infatti. Intanto abbiamo detto che oggi è il 5 di ottobre. No, non abbiamo detto niente, cioè abbiamo sbagliato totalmente tutta la trasmissione, adesso rifacciamo tutto da capo, voi ci riguardate di nuovo e fine, amen. Dai, va bene. Allora, bentornati. No. Allora, gli eventi della settimana a cui non andrei, cioè sono tanti eventi che non mi piacciono e quindi non ci vado. Anche lì una marea proprio. Allora, in realtà non sono così tanti, questa settimana sono soltanto tre. Solo. Io direi comunque di fateci sapere gli eventi al quale voi andreste e che secondo voi non andrebbe Ribi. Esatto. E se vi piacciono e fidatevi. Potete farlo sapere, sai dove? Do di nuovo il numero di telefono, ti piace? 351-7220-763. Okay. Allora, quali sono questi eventi che io sono già curiosa? Allora, dammi qualcosa da fare questo weekend. Allora, il primo è: ti piace il circo? Sì, ma senza animali, grazie. Penso che questo non li abbia. Ottimo, perché si chiama Gravity Circus Equilibrium. Bello. Dal 6 al 10 di ottobre all'Idroscalo. I biglietti hanno solo il costo di 15 euro. Ci sta, dai, onesto, no. Per vedere, dai. Comunque, sono degli acrobati. Posso dire, stop ai circensi in generale. Dai, dai, perché no? Non mi piace. Vabbè, a me sì. Allora, il secondo evento a cui non andrò è al Franco Parenti, dal 2 al 7 di ottobre, quindi in realtà è già in calendario, sì. Ed è il Festival della Creatività, che palle, cioè... Dai, raga, scusate. Quattro giornate di eventi online e due in presenza al Parenti. Il 6 e il 7. Ma cosa fanno? Ma al bagno online? Misterioso. Il tema è rock and roll. No. Questo no, mi dispiace. Quale creatività vuoi mettere nel rock and roll? Non lo so. Guarda, vorrei andare solo per curiosità e non poi so ti quanto farò costa, sapere. Ma sicuramente costerà. Se c'è di mezzo il Parenti e i bagni misteriosi, sicuramente sì. Milanese imbruttita, Eribi. No, non dirlo, che non è vero. Il terzo evento ed ultimo è un evento dove tu vorresti andare sicuramente. Vediamo, sentiamo se mi conosci bene. Intanto vicino a noi, siamo in zona San Siro e questo è Mare Culturale Urbano. Ah sì, già Mare mi piace Culturale il posto. Urbano, ok. Il posto mi piace si celebra che cosa? La birra. Oh, quindi questo ci vado, ma venerdì, sabato sicuro. E domenica MM prenderà la residenza lì. Al Chiare Scure Festival! Ci vediamo al... come? Chiare Scure Festival! Divertitevi, cari ragazzi! Ma quando bevevi tu? In quel felice periodo della tua vita? Ok. Ma bevevi la birra chiara o la birra scura? Ah, ho sempre bevuto la birra chiara. Brava, siamo d'accordo. Però ho scoperto poi di essere molto probabilmente intollerante al malto. O ne bevevo troppa perché mi erano dei mal di testa fotonici. Ma... Vabbè. Sorvoliamo, andiamo avanti okay. Perché... Bene. Quindi andiamo sull'aneddoto. Andiamo, e io sai cosa? Mi portano un bel taglietto. Sì, ma fa caldissimo, cioè a parte per essere il 5 di ottobre, questi 40 gradi, ma va bene. Io prendo spunto da un po' di cose di cui abbiamo parlato oggi. Ok. Quindi gli sgay, cioè, hai parlato di teatro, audizioni, eccetera.
vi dirò un piccolo segreto. Allora, andiamo in un posto. Dove? Piazza Affari. Ok. Cosa c'è in Piazza Affari? C'è il dito medio di Catalan. No. C'è la borsa. La borsa, ok. C'è la borsa, ma voi che fate i fighettini a Milano, quindi sai, la borsa, eccetera, eccetera, potete giocarvi questa. E dirvi che, e dire che praticamente sotto il palazzo, quindi dove c'è la borsa, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Un antico teatro romano, ok? Proprio in quel punto sorgeva un gigantesco teatro e vi dico che poteva ospitare ben 8.000 spettatori. Quindi non un teatrino piccolino, ok? E se si va adesso, ancora oggi, nei sotterranei, voi potete vedere ancora dei resti di questo teatro. Che bello! Che era comunque, era l'edificio più grande, uno dei più grandi, cioè il primo, diciamo, più grande costruito dai romani nella città di Milano. E diciamo che venne retto durante l'età augustea, quindi alla fine del primo secolo avanti Cristo. Tanto tempo fa. E quindi, dove oggi andiamo lì, la borsa, fatti i fighi e tutto, esatto, il dito di Catalan, sotto trovate questi resti dove facevano ovviamente spettacoli, come si sa, il classico... Teatro romano. Ma del resto quello era il centro della città, eh? Esatto, svolgevano rappresentazioni, spettacoli per intrattenere i milanesi. E venne usato anche come luogo di ritrovo del senato cittadino. Quindi pure un signor teatro. E vi dico che in quegli anni quanti abitanti c'erano a Milano, secondo te? Più di 8.000. 18.000. Sì, perché sennò non ci potevano stare. Quindi utilizzatela questa quando fate i fighi, che voi andate lì, giacca e cravatta con la borsetta. Posso dare un ulteriore consiglio? Piazza Affari è bellissima, meravigliosa, di notte. Di notte. Di notte è uno dei posti più belli, secondo me. Vabbè, tutto bello di notte, qua dicono la nostra regia. No, è mi vero, hanno detto come... che hai toccato il microfono, è per questo che sono lamentata. Ragazzi! No, però, come mi disse un mio amico col quale ho fatto dei viaggi, le città vanno viste di sera, di notte, perché sono più romantiche. È vero, romantiche, è vero. Belle. Come sei romantica! Oh, sì! Siamo già arrivati alla fine di questa settimana. Secondo me non ci sopportano già più. Comunque la prossima settimana mi porto un ventilatore, ve lo dico. Sì, io sono d'accordo, sto morendo di caldo, quindi chiudiamo. Allora, ciao. Quindi concludiamo. Intanto ci ha fatto piacere ritornare, ci troverete qui tutti mancati. I giovedì. Tutti i giovedì mettetevi un alert, verrà pubblicata insomma la nostra trasmissione e saremo qua con voi. Vi lasciamo con... non più una domandella, ma cose che non mi piacciono. Allora, che ti danno fastidio. Che mi danno fastidio. Ok. Allora, sentiamo. Una roba che ultimamente mi innervosisce a dei livelli fotonici è... Cari amici che fumate, ma perché i mozziconi che buttate bravissimi dentro ai posacenere non li svuotate una volta che avete fumato? Perché se per disgrazia ci casca dentro un po' d'acqua o piove, fa schifo. Quindi questa è una delle cose che più mi innervosisce al mondo. Vabbè, fa niente. Guarda, sei una noia mortale. Ti senti tirata in mano. Una noia mortale. Arrivederci. Ciao, ci vediamo la prossima settimana. Ciao.